Io mi chiamo Mirko Piccine, sono una delle persone che lavora in FabLab Castelfranco Veneto. Voi sapete già, i FabLab ce ne sono molti nel mondo, è una rete di laboratori e condividono bene o male dei principi, delle linee guida, soprattutto relativamente a quello che riguarda la comunità che si può creare nel territorio e i macchinari che sono a disposizione. Per il FabLab, diciamo, tendenzialmente lavora in modo abbastanza autonomo, non è un franchising per intenderci. Il FabLab Castelfranco Veneto lavoriamo molto con le aziende, abbiamo fatto tutta una serie di percorsi che hanno anche sostenuti con fondi comunitari, quindi gratuiti per le aziende, per trasferimento tecnologico o per, diciamo, innovazione tecnologica delle aziende. E volevo parlare anche velocissimamente di questo progetto che si chiama Labs for SMEs. Questo è un progetto trasfrontaliere Italia-Austria, di cui noi siamo partner, e prevede per aziende, diciamo, residenti in Veneto o in Friuli, una parte del Veneto e una parte del Friuli, di accedere a dei percorsi, diciamo, formativi per focalizzare, diciamo, delle esigenze o comunque per identificare dei progetti. Questi progetti poi vengono sottoposti a una selezione e i progetti selezionati possono ricevere un finanziamento fino a 5.000 euro che vanno spesi in attività e servizi fatti con FabLab. Quindi l'idea di questo progetto è quello di dire: bene aziende, dentro ci sono moltissimi FabLab, dovete incontrare questi FabLab per dire cosa possono fare. E la prima parte è quella di fare delle attività di laboratorio all'interno di questi FabLab, per esempio ci sarà un evento che pagherò dopo nei prossimi giorni, e l'altra è quella: provate a fare un progetto che è finanziato insieme a un FabLab, quindi potete capire in questo modo quali sono le potenzialità di un laboratorio. Sarà un evento il 20 febbraio, quindi praticamente martedì, all'interno del nostro FabLab. Lo potete trovare nel nostro sito, scusate, non è pensato per una risoluzione così bassa, ma insomma possiamo scrollare e troviamo questo evento, ok? Sarà appunto il 20 febbraio dalle 18.30 alle 21.30, è proprio il FabLab di Castelfranco Veneto, è gratuito per aziende e professionisti, e all'interno di questo evento, oltre a presentare il progetto, ci sarà anche una sessione di Lego Serious Play. Praticamente questo Lego Serious Play, cioè Lego, quindi i giochi Lego, c'è un progetto gioco serio Lego che è stato sviluppato proprio da Lego stessa per gestire le riunioni, diciamo, progettuali all'interno della struttura, che prevede l'utilizzo di alcuni blocchettini che vengono caricati di simbologia da parte di chi li usa per spiegare in modo concreto, diciamo, delle idee o dei progetti. È interessante come metodo anche perché permette un confronto paritetico da tutte le persone sedute a un tavolo, quindi non è che esiste il manager e l'ultimo arrivato, ma in realtà uno strumento, quindi si parla un unico linguaggio. Non sono io l'esperto, quindi magari potete avere delle inesattezze, però se siete interessati anche veramente a questo progetto vi dite, perché è veramente interessante anche come metodologia da vedere, e poi magari se vi interessa il progetto potete partecipare. Ho finito questa introduzione di Paolo. Allora, oggi ho pensato di portare questo tipo di laboratorio qui a voi, visto che magari siete aziende o magari no, okay, però praticamente quello che si fa in Fablo è appunto quello di creare. Okay, si parte da un'idea e con l'idea infatti ci sono competenze, corsi, formazione e macchinari che permettono di trasformare l'idea in una cosa reale, fisica. E quindi ho pensato di portare un esempio semplice e veloce, che è quello di una lampada, okay, una lampada che possiamo controllare attraverso internet. Se vogliamo vedere in tempo reale questa lampada, possiamo vederla, è sul tavolo già realizzata, quindi vedremo, c'è già il prodotto finito, poi ovviamente faremo tutto da zero, okay? Però per esempio la lampada fatta in cartone sul tavolo, io attraverso lo smartphone, e poi vedremo anche in che modo, in che applicazione, posso accendo lo specchio, la vedete? La sto accendendo spegnendo con il mio smartphone, ok? O viceversa ancora, per esempio, abbiamo sviluppato in FabLab insieme a una community di ragazzi, di persone che hanno frequentato il laboratorio e hanno voluto fare tutto insieme, un'altra piattaforma che permette di trasformare ogni oggetto fisico per quello che si può controllare via internet, e abbiamo fatto questa piattaforma si controlla con Telegram. Telegram lo conoscete, è un instant messaging, si faccia creare dei bot, quindi in questo caso questa è l'interfaccia del bot. Abbiamo per esempio la possibilità di controllare vari dispositivi, poi ve lo spiego bene se vi interessa lo stand. Per esempio, se vado a interagire con la lampada, vedete che compaiono altri due bottoni, accendi e spegni, la lampada è quella sopra le scritte stampate, posso accendere la lampada e se guardate lì, vedete che la lampada si accende. Okay? Questo praticamente è uno strumento di domotica molto easy, economico, perché uso il Telegram che esiste già per iOS, per Android, per PC, quindi esiste già per tutto, quindi già avete un controller universale e si basa su comunque elettronica molto economica. Ora torniamo invece al motivo principale per cui siamo qui, che è appunto questa idea progettuale di fare una lampada, diciamo, che sia possibile che sia realizzabile in un FabLab in tempi brevi e in cifre abbordabili, ok? Allora iniziamo da definire, che ovviamente quella lampada che poi vedete è fatta con dei pezzi di cartone incastrati, potrebbe essere anche legno, però di fatto sono pezzi incastrati. Uno vede quella roba lì e dice sì, è molto bella, però sinceramente se dovete disegnare quella roba lì penso di perderci una settimana per capire gli incastri e tutto. Quindi voglio dimostrarvi che in realtà è una cosa molto molto semplice e che tutti possono fare, con strumenti gratuiti e a volte anche open source. Purtroppo non sempre le cose si combinano insieme. Il primo strumento che andiamo ad utilizzare è il TinkerCAD, ovvero io voglio disegnare una forma di questa lampada e quindi parto da uno strumento di disegno 3D. Solo che ipotizzo che non tutti siano dei modellisti, ok, non tutti conoscono un CAD, e quindi parto da uno strumento che è pensato per i bambini. Ok, noi usiamo questo strumento per fare disegnare i bambini a modellare in 3D, ma questo lo posso usare ovviamente anche gli adulti. Ok? Questo strumento si chiama TinkerCAD, è online e è di Autodesk. Autodesk ha fatto un investimento molto molto grosso in strumenti che facilitassero, diciamo, la prototipazione 3D anche elettronica, e questo TinkerCAD, che non è di Autodesk, è stato acquistato da Autodesk. Quindi se voi avete un account di Autodesk potete usare tranquillamente questo software, oppure lo potete fare un account Autodesk, è gratuito, ok? E inoltre è gratuito l'account, ma è gratuito anche per lo strumento. Quindi mi logo all'interno di questo strumento. Okay, questo è l'account nostro di FabLab e infatti vedrete qui dentro ci sono, aspettate con la password, ci sono una serie di modelli che sono stati realizzati da bambini. Okay. Quando ci si trova a compare questa dashboard, tutti quanti i progetti già realizzati, vedete c'è una piccola anteprima con la possibilità anche di modificare. Adesso la rete che sono connesso non è così prestata, però vi fa vedere già alcune cose. Questi qui sono stati fatti da ragazzi durante i corsi del nostro laboratorio. TinkerCAD, quando creiamo un nuovo progetto, di solito dà sempre un nome di fantasia, cioè non crea il solito file tipo senza nome, no? Inventa sempre un nome in modo che chiunque facendo un file avesse una cosa univoca, anche se ovviamente non è riconoscibile questo nome. Ok? E da qui, visto che è fatica caricare tutto, creiamo un nuovo design. Vabbè, qui in realtà già vedete un po', l'ho fatto prima, quindi già lo facciamo da zero. Ok, quindi facciamo un nuovo design e ci compare questa schermata, okay, che è una schermata molto semplice. Vedete c'è un piano di lavoro, ormai questo piano di lavoro si vede in tantissimi strumenti di modellazione, ma anche per esempio di Slicer che sta facendo 3D, e qui abbiamo una serie di solidi. Possiamo variare con forme più o meno complesse, okay, ma a noi bastano le forme basilari. Okay. Quindi partiamo dall'idea che la nostra lampada, diciamo, parte con un cilindro sopra un fungo. Okay, questo è un esempio, ovviamente possiamo fare anche un cilindro sopra una sfera, un cilindro sopra una testa, oppure un tronco di corno, oppure una piramide, però lo facciamo standard perché così rispecchia il modello che ci danno. Quindi prendo il cilindro e lo trascino all'interno di quest'area. Vedete che mi compare subito questa schermata, mi permette di scegliere se l'oggetto è solido oppure è un buco. Cosa vuol dire un buco? Praticamente questo ci permette di creare delle booleane, ok, disegnano sempre un oggetto 3D trasformandolo in buco, quindi facendo una booleana tra un oggetto pieno e un buco, diciamo, si crea, diciamo, la decocalità per esempio, o i vuoti, in questo caso è un solido. Possiamo dire quante facce ha, ok, nel senso che un cilindro ha una serie di facce, quindi possiamo, se per esempio avessimo 6, avremo un 12, avremo un dodeca e un dodeca, roba lì, ok, se incrementiamo il numero di facce, okay, abbiamo una circonferenza quasi perfetta, che è molto molto smooth, cioè abbastanza indifferente, ma facciamo la smooth. E poi altre informazioni che non so cosa siano, non le abbiamo usate, ma non servono. Ok? Ecco qua il nostro cilindro. Ovviamente questo cilindro è una dimensione statica, possiamo però cambiarlo, quindi possiamo sia utilizzare una specie di righello che ci permette di andare a modificare in modo da scritto le cose, oppure possiamo anche fare semplicemente trascina, riga e trascina. Quindi ci mettiamo questo angolino e ci fa vedere appunto le dimensioni dei due, delle dimensioni, diciamo, 2D, appunto possiamo, cliccando Shift e trascinando, cambiare in modo proporzionale tutte le dimensioni, ok? Quindi facciamo un cilindro che sia di 10×10, ok? Stiamo cercando di andare a modificare più a mano, vedete, 10×10, ok? E questi sono centimetri, ok? Sì, e poi no, sono millimetri, scusate, 100×100, no, ok? Però dobbiamo farlo sicuramente più alto, no? Quindi per farlo più alto che possiamo andare a metterci su questo pallino in alto e andare a modificare a mano, oppure trascinarlo verso l'alto, verso il basso, ok? Possiamo naturalmente ingrandire, zoomare, possiamo muovere il piano nelle varie dimensioni, nei vari assi, ok? Quindi questo sarà il punto della nostra lampada. Dopodiché mettiamo anche una base, ok? La possiamo scrollare delle basi, possiamo mettere questo per esempio, magari una specie di rondellona, oppure anche un torus. Questo è simpatico perché c'è anche un profilo, diciamo, studiato, quindi prendiamo questo torus e lo mettiamo qui. Ok, ora voglio centrare due oggetti, per centrarli li seleziono entrambi, posso usare CTRL A o stare col mouse, e qui ho, vedete, una funzionalità, scusate, è un po' compressa perché non si vede benissimo, ma in realtà è molto visibile, è icona di allineamento, compare una specie di griglia che posso delineare i vari assi, ok? Vedete, molto molto semplice. Questo mi comporta però che la base è fatta così a cuscino. Se volessi farla semplicemente a metà di questo toro, la cosa più semplice da fare è prendere questo toro, abbassarlo nella metà della sua altezza, anzi farlo un pochino, abbassarlo 6 cm, lo abbassiamo a metà della sua altezza, ok? E dopo taglieremo sul piano tutti gli oggetti, quindi quello che c'è sotto non verrà realizzato, quello che c'è sotto invece sotto, ok? Dopodiché posso dire, va bene, posso tenere slegati gli oggetti oppure già metterli insieme, quindi dire, bene, questi due sono due oggetti slegati, adesso già assembliamoli, quindi seleziono i nuovi insieme e gli dico raggruppali. Quando li raggruppo, di fatto, vedete, sono lo stesso colore, mi sa indicare che è un unico solido. Sopra la nostra lampada poi andiamo a scegliere la cosa semplice, che può essere questa parabola, poi la metasfera, e con la metasfera perché è fatta a cubetto quella, quindi per spiegare un po' quello che dobbiamo fare poi veramente. Questo tronco con questo nodo rovesciato posso alzarlo, vedete, abbassarlo, ok? Quindi adesso lo posso mettere esattamente sopra questa lampada, magari posso ingrandirlo un pochino, questo, eccolo qua, lo ingrandito, adesso vedete che sto facendo tutto quanto a mano, e vedete che è completamente allineato, però la cosa interessante è che posso sempre selezionare tutto, dire allinea, e allineare in modo che sia tutto quanto perfettamente centrato, ok, vedete? Quindi questo posso adesso anche abbassarlo, però in questo modo, eccolo qui, si passa da ecco, li metto tutti insieme di nuovo, li vedo tutti dello stesso colore, ecco che ho realizzato già una specie di forma che ricorda la lampada. Certo, avete visto, potrei fare qualsiasi roba, è anche una cosa cilindrica o che se ne frega, insomma. Adesso ovviamente cosa dobbiamo considerare? Dobbiamo considerare che dentro dobbiamo metterci una lampada, ok? Questo è un paralume, quindi avere uno spazio per la lampada. Attenzione perché queste cose bisogna pensare, altrimenti questo qui adesso è come se fosse un pezzo di cemento unico. E quindi dobbiamo creare quello che sarà il vuoto all'interno. Quindi prendiamo un altro cilindro, magari possiamo già prendere il cilindro vuoto, ok? Ovviamente se questo è da 10 lo faremo, che so, da 6 o da 8, no? Facciamo da 8, ok? Scriviamo a manina che facciamo prima, 8, 8, eccolo qui. Poi facciamo una cosa, visto che deve creare un foro all'interno di questa struttura base, no? Immaginiamo che una punta del trapano deve andare oltre il piano, cioè che il tubo è passato, quindi lo abbassiamo un pochino, ok? Perfetto, vedete che adesso se lo guardo da frontale, vedete che io ho questa specie di foro che attraversa completamente il progetto, e poi devo creare anche un'area all'interno di questo fungo, no? Quindi prendo un altro fungo, e qua vediamo se fa trasformare il solido in vuoto, ok? Lo metto qui, ok, lo posiziono, lo centro sopra questo, lo allineo così e così, lo posiziono un po' più indietro così, ok, devo alzarlo, quindi prendo il tronco di cono, lo giro così, ok, alziamo un pochino, facciamo un po' più piccolino, dimensioniamo proporzionalmente, quindi shift premuto proporzionale, riallineiamo di nuovo tutto, questi due oggetti, non tutto ma sono questi due, ok, la linea, così, trasforma tutti in un vuoto, non sono lineati, scusate, ok, la linea, anche in questo asse, ok, questo qua deve diventare anche un vuoto, quindi andiamo sulla forma e diciamo che lui è un buco, ecco, è diventato un vuoto, li unisco insieme, creando un unico oggetto, ok, adesso questo qui lo centro sopra questo, quindi seleziono entrambi, questo e questo, li allineo nei due assi, ecco, adesso non vediamo niente, anzi lo vediamo, quindi dobbiamo alzare un pochino questo, ok, perché sta un po' sotto, lo alziamo un pochino, ecco qua. Bene, e adesso noi avremo, se sono le sezioni, vedremo in sezione praticamente la parte solida e la parte vuota. Abbiamo tutto quanto, ok, e adesso praticamente il vuoto diventa parte integrante del pezzo. Dicevo prima che abbiamo messo una parte del toro sotto per in modo che venisse tagliata, non viene tagliata in automatico perché dobbiamo fare noi una cosa manuale, cioè scegliamo, allora metteremo sul cubo, scegliamo un cubo magari vuoto, lo facciamo già vuoto, ok, lo posizioniamo in modo che sia della stessa dimensione del nostro oggetto, vediamo questo, selezioniamo qua, facciamo anche pure più abbondante in dimensione, allora questo, seleziona, allora facciamo così, allarga questo, metti questo nel centro, okay. E dopodiché questo qui lo passiamo in modo da averlo sotto la superficie del nostro oggetto. Questo è alto attualmente 20 mm, lo passiamo 20 mm, mentre questo va a fare a basare quello che c'è sotto il piano di lavoro, okay. Qui adesso ho il mio solido, adesso ho questo solido, io posso esportarlo, okay, per la stampa 3D per esempio, quindi potrei stamparlo con la stampare 3D. Non lo stamperò con la stampante 3D, però lo posso, lo devo stampare comunque in STL. Ok? Ecco, vedete che ha dato questo nome alla questa Fantastic, eccetera, eccetera. Ora questo STL lo potremo guardarlo con un viewer, quindi per esempio con MeshLab, che qua ci dovrebbe essere, da qualche parte, MeshLab è qui, così vediamo se effettivamente quello che pensavamo. Apri il nostro oggetto, MeshLab è un software open source per visualizzare e modificare anche oggetti, ok? In realtà ci fa vedere che qui abbiamo, adesso probabilmente c'è il problema di ruotare, ok? Sembra che ci sia un'incongruenza qui sopra che è uscito, ma diciamo l'abbiamo fatto abbastanza velocemente perché in realtà abbiamo già dovuto pronto. Andiamo a vedere con un cassettiere di questo tipo cosa possiamo fare. Chiudiamo questo e lanciamo questo software. Questo software si chiama Slicer. È Slicer, non è Slicer quello di Ranellucci, come ci sono software per fare lo slicing per la stampa 3D, si chiama analogamente, invece del 3 GB però, e è sempre di Autodesk. In realtà questo è un software che è sempre stato di Autodesk, si chiamava uno dei 3D Make una volta, è stato eliminato Slicer, e è un plugin che si può usare insieme a Fusion 360, che è un CAD 3D di Autodesk, però è una cosa che può anche scaricare e installare standalone, se non ho Fusion 360 installato, lo si può installare. E questo cosa permette di fare? Innanzitutto di importare un modello, chiaramente, quindi importo il mio modello appena realizzato, anzi mi concedo già di scaricarmi, di importarmi l'oggetto che ho fatto per oggi, così so già che è corretto. Allora si va a selezionare, andiamo a vedere, mi sa che ho già salvato per un'altra parte, quindi andiamo su documenti, FDM, e come si chiamasse tipo l'app, ecco qui. Ok, vedete circa così prima, ok, però il passaggio è questo. E vedete, lo vediamo in 3D, ok, come solito. Qua possiamo praticamente dire, bene, su che materiale lavorare, cosa significa? Praticamente questo slice permette di trasformare solidi in 3D in oggetti che si possono fare con materiali come cartone o legno, per esempio. E lui ci dice con che materiale vuoi lavorare, legno, cartone, che spessore ha, che dimensioni hanno i fogli di lavorare, ma che è possibile andare a definire, diciamo, una serie di oggetti, okay, di materiali, e come vedete io in questo caso scelgo di lavorare con cartone di 4 mm. In realtà è molto molto semplice, si sceglie, si scrive, si dà un nome al materiale, si definisce lo spessore del materiale, si definisce la dimensione del foglio che abbiamo, che è a disposizione, e quando abbiamo finito questo lo selezioniamo, diciamo ok, abbiamo finito, e abbiamo selezionato come è stato selezionato, selezioniamo quel materiale, ecco qua. Dopodiché ci dice, vogliamo vedere la dimensione dell'oggetto, ovvero scegliamo in centimetri o millimetri differente, ok? E cosa vogliamo fare? Quali sono le tecniche di costruzione che vogliamo utilizzare? Ora vedete qui si apre un'ampia scelta, dove ci sono le stacked slices, sono praticamente fette appoggiate una sopra l'altra, quindi un parino. Selezioniamo questo, vedete che il nostro oggetto, ok, diventa praticamente, viene realizzato con una serie di fette di cartone, una copiata all'altra. Ovviamente noi le mettiamo in questo modo, poi possiamo anche dirgli, scrollando in questa specie di menu sulla sinistra, ok, quella è la direzione di questa slice, la direzione è, aspettate che dobbiamo selezionare l'asse corretto, ok, che è questo, e quindi dirgli, aspettate che lo dico sempre, qua, ok, e poi dobbiamo, dai, per comparire la rotellina, eccola qua, ok, lo giro in questo senso 90 gradi per esempio, ecco vedete che le fette sono praticamente messe nel senso perpendicolare, quindi possiamo veramente lavorare granularmente, però quello che ci interessa a noi è fare l'interlock slicer, potrebbe essere questo, però questo non ci permetterebbe di avere una lampada abbastanza bella, allora diciamo vabbè selezioniamo le radial slices, quindi questo praticamente crea esattamente quello che vogliamo ottenere, no? Vedete? Sono tutte varie fette, okay? Al centro io ho già lo spazio per la mia lampada che mi si è creata col tubo, diciamo, e il canale centrale. Qua ovviamente posso cambiare un sacco di cose, posso dire quante fette vuoi ogni asse, quindi posso aumentare, vedete, il numero di fette, ok, o anche calarlo. Adesso col senno di poi le abbasserei il più possibile, perché montare quella roba lì è un po' faticoso, ci un po' di tempo, ok, e quindi è possibile definire un sacco di cose, quante fette, eccetera. E ancora ovviamente cambiare la direzione, o anche è possibile cambiare la forma, quindi per esempio spostare alcune fette più su più giù se sappiamo che c'è qualche pezzo critico. Okay. Una volta che abbiamo definito tutto questo, okay, possiamo anche, allora vediamo se ce lo permette, ce lo fa fare, dobbiamo andare sulla parte scrollare un pochino e non ce lo fa scrollare. Allora, faccio un'altra parte interessante che però qua non viene fatta vedere, che permette di realizzare praticamente anche le istruzioni per il montaggio, okay, perché questo è quello che andrebbe a creare. Vedete, io vi ho detto che i miei fogli di cartone sono di 40×60, qui mi ha posizionato già tutte le fette, ok, su questi panni di cartone, e li ha anche numerati. Se noi andassimo a vedere qui, ingrandendo queste cose qui, vedremo, vedete appunto, che mette per ogni asse Z un vario numero. Quindi in realtà, se noi scrivessimo sul pezzo, diciamo, il numero della roba, diciamo, avremo esattamente il posizionamento. Questo comunque è un modello sbagliato, perché quello corretto c'è qui fuori, va bene. Questa era la prima esportazione che tiene. Comunque vedete, ci sono attivati i file pronti, quindi questi file si possono esportare, i vari modelli, non si può esportare da qua perché non vedo, il menu è sotto con questa risoluzione. Proviamo a portare la risoluzione, vediamo se riusciamo a ingrandire di più, perché altrimenti non ce la facciamo. Quindi scrivo solution, mettiamolo, allora arriva anche più in alto, vediamo. Applica. Ah, perfetto. Dobbiamo guardare anche prima. Ok, bene. Adesso vedete, ecco, sotto c'è del menu in più. Ah sì, anche meglio. C'è menu in più. Ah, scusate, facciamo vedere volissimo, vi faccio vedere anche, vedete adesso è più esploso, vedete, molto, tutte le funzioni sono molto comode, quindi metterà una puntata un po' male. Okay. Quindi possiamo anche vedere l'assemblage step, questo ci fa vedere passo passo come fare a montare il nostro oggetto. Vedete, mostra proprio partendo dalla prima fetta, ok, come poi andare a inserire le altre. Quindi è interessante perché permette anche di creare, se vogliamo, una specie di tutorial che possiamo in qualche modo condividere. E poi con Get Plans possiamo scaricare il nostro oggetto in vari formati, quindi PDF, PDF e via dicendo. Okay. Diciamo che tendenzialmente io in questo caso esporto il PDF, perché adesso questa non è quella forata, poi carichiamo quella forata, carichiamo quella già forata, così vediamo effettivamente il file giusto. Ok, prendiamo, apriamo l'asta, allora open, allora qui, e facciamo, cambiamo questo modello, non voglio salvare questo e prendere... adesso c'è una due, possiamo banalmente, scusate, scaricarla da qui. Quindi vedete, quando ho fatto il modello posso tornare indietro il catalogo, gli oggetti già fatti. Ecco qua, e scaricarmi quello già fatto, penso che è corretto, eccolo qui. Quindi possiamo aprire questo modello e dire download, SQL, eccolo qui, e poi torniamo al nostro slicer, diciamo che è un nuovo file, non voglio modificare questo, e andiamo su download, in questo caso è giusto, ci abbiamo, download, che si chiamava il file, esquisito qualcosa, vediamo, Exquisite Blend, allora download, scusate ma stiamo un po', ecco, questa praticamente appena carichiamo un modello, tutte le posizioni che avevamo già messo prima vengono ottenute, quindi già l'orientamento delle slice, già le distanze, quindi anche se abbiamo una configurazione ideale e vogliamo caricare un altro modello, lo possiamo fare. Vedete la differenza tra questo e quello di prima, che questo qua praticamente ha effettivamente forato, anche se non è perfettamente perpendicolare, ma insomma a questo livello non ci interessa molto. Vedete che di fatto ha col polo centrale il tubo. Ora diciamo che in questo caso potrebbe essere che il nostro modello sia definitivo, noi ne abbiamo disegnato a naso, occhio così, però se dobbiamo mettere all'interno di questa lampada un portalampade, ovviamente il portalampade è una ghiera che è servita, ok? Quindi avrà un diametro di portalampade e invece la ghiera ha un diametro inferiore, dove poter magari fissare il portalampade, quindi una volta scaricato il modello, ok? Lo possiamo andare a modificare, quindi torniamo qui, scarichiamo il modello, iniziamo a scaricarci il modello, attenzione. Allora, facciamo così, lo riapriamo, mi sa che avevo cambiato. Ok, scarichiamo il modello PDF, esporto sul mio computer, dove vuoi salvarlo, questo scarica praticamente un PDF, lampada testa, ok, dopodiché questo PDF possiamo andare a visionarlo direttamente come file, ok, oppure dire, per esempio, uno strumento come Inkscape andare a modificarlo. Nella fattispecie, quello che ho fatto io è quello di prendere un calibro, adesso vi faccio vedere proprio il kit qui, ok, ho pensato a prendere un portalampade di questi, ok, molto normale, ok, prendere delle misurazioni, quindi dire bene, questa parte ha un diametro di 43, questo qui, la parte che si avvita, un diametro di 32, quindi l'MTS è una di queste fette, andrà dimensionata su questo diametro in modo da poter usare la fetta stessa come supporto, no? E devo essere certo che il canale stesso in cui vado a inserire la lampada, cioè il portalampade, sia abbastanza largo. E quindi a questo punto, molto banalmente, cosa ho fatto? Ho preso questo file e ho aperto l'Inkscape. Inkscape è come Adobe Illustrator, se vogliamo. Ok, adesso guardate che ho già l'altro file, sapete che è qua dentro, vediamo, no, forse, no, le cose sono molto disordinate, allora usiamo il file che c'è, ok, apriamolo con Inkscape, ok, andiamo qui su Inkscape, eccolo qui, Inkscape, come dicevo, è un software fatto da Illustrator, sulla fare grafica vettoriale, ok, e poi possiamo andare a modificare anche ovviamente PDF, perché sono dei file portabili, che sono file, open, scegliamo il file, in questo caso sul download, lampada schermata, no, lampada test, open, e per scegliere che foglio voglio aprire, ok, in questo caso vado ad aprire quello che sono le fette che compongono il busto, per esempio, ok, una volta che ce l'ho aperto, ok, posso andare anche qui a dire bene, questo oggetto qui, questa specie il cerchio centrale, ok, vado a dimensionare un millimetro ovviamente differente diametro, quindi per esempio abbiamo visto che è di 32, sono forse quello, il diametro della parte inserita che è di 32, ok, lo centro su questo pezzo, quindi lo cerchiamo, adesso lo faccio tutto sulla pagina ma è un po' differente. Scegliamo questo e questo, li spostiamo qua, questi numeri li cancelliamo perché non servono veramente per guardare, facile. Ok, questo lo trasformo anche in un gruppo in modo che possa poi spostarlo insieme e vi dicendo, quindi vedete che c'è una fase che non è noiosa perché è veloce, secondaria, in cui andiamo semplicemente a dimensionare almeno un paio di questi anelli. Ok, salva, ok, perfetto. Dopodiché il passaggio sul FabLab è quello di usare il software taglio laser, non posso farlo vedere mai se fa senso, caricare il pixel, scegliere ovviamente i parametri migliori per il taglio del cartone e tagliare i pezzi. Mi assicuro che tagliare una cosa del genere richiede circa 10 minuti di lavorazione, ok? Tutti i pezzi della lampada. Quello che avete alla fine, dopo questo lavoro, diciamo, è di questi pezzi, vedete? Tutti quanti i pezzi che compongono appunto la nostra lampada. Potete già immaginare, mettendo il sovrapponimento l'uno all'altro, ok, quale sarà il risultato. Se volete potete anche provare a montarla, cioè ci sono i pezzi per montarne un'altra, ok? Ci sono dopo prendiamo le varie fette che compongono la parte esterna, ok? Qua sono i vari anelli che compongono il busto. Qui sono già degli anelli fatti apposta per ospitare quello. Se volete potete provare, se non volete lascio qui. Comunque insomma questa cosa nel primo pezzo è una rottura dei cosiddetti, perché si tratta di, scusa posso chiederti il piacere dopo che adesso ho segnato, cioè ho detto, che la prima parte che è quella di dire bene, prendiamo il pezzo, ciao, non è niente. Ok, vedete questo pezzo è dimensionato per sfidare questo, quindi la prima cosa da fare sarà appunto quella di preparare questo, con il filo ovviamente attaccato dentro, non fate l'errore di montare tutto e ricordarvi dopo che manca il filo, perché sono tante brutte parole che vengono, ok? Si monta questa prima parte, ok? Che ci assicura che possa servire la lampadina e si parte a dare, diciamo, il gusto. Ovviamente io di solito la lampadina ha un certo ingombro, quindi faccio già la prova di montare anche la lampadina, anche perché anche in questo caso la lampadina o la montate subito, o la montate tutto, non la mettete più. Ok, e si tratta di capire ovviamente qual è la testa migliore per la lampada. Ok, in questo caso questa è un'ottima, una buona altezza. Vedete, la lampada non tocca comunque il pezzo, ok, è all'interno dell'area che abbiamo definito, se possiamo fare la parte, vedete che la cosa mi dà ragione, ok, quindi questa potrebbe essere una cosa ideale. Però prima di fare questo bisogna ovviamente prendere tutti i pezzi, ok, e montarli, quindi va bene questo sotto e questo sopra che vanno messi. Ok, adesso ci dovrebbe essere ancora bello largo per questo. Ok, mettiamo sulla lampada. E perlomeno questa prima fase è un po' noiosa. Ah, ovviamente mettete possibilmente, se usate cartone e legno è abbastanza stretto, lampadine LED, perché usiamo lampadine quelle a incandescenza, è un po' rischioso, diciamo, si rischia di fare il favore, diciamo. Cioè che ovviamente scada la lampadina incandescente, vedete? Questo qua è misurato apposta su questa base, qua adesso già abbiamo sentito troppo, ma possiamo anche portare un pochino, ecco qui, questa è la parte più noiosa, ecco adesso bisogna inserire tutte quante le fette per una volta e dopo che le inserite tutte, ovviamente si inizia a assemblare tutto il resto. Okay? Il risultato finale lo potete vedere sul tavolo lì, ok? Se volete qua se vi ripeto tutto per realizzarne una da zero, ok? Potete provare a montare dopo il nostro stand. Una volta collegata a una presa, ovviamente questa funziona, se lo attacchiamo a una presa come questa, appena inseriamo la presa questa si accende. Ok, però se volessimo fare una cosa un po' più da FabLab, ovvero dire va bene, trasformiamo questa lampada in una lampada IoT, perché l'IoT adesso è un termine che va un po' di moda, ma tendenzialmente, scusate quando un pezzo in giro, grazie, vabbè, cambio e tutto, tanto non si vede, non è taglia qua la telecamera, ok? E sarebbe molto figo trasformare questa cosa in qualcosa di IoT, no? Allora abbiamo tempo a disposizione quanto? 24 d'ora, ecco, allora diciamo che tendenzialmente in questo caso le scelte dell'hardware che si possono fare sono svariate, allora noi come FabLab avremo molto con scheda Arduino, per cui abbiamo dell'hardware tipo, adesso vado a prenderlo velocemente, anche questo, un attimo arrivo ragazzi, scusate, no tranquillo, viste qui, sono sotto la scatola giusta, che dovrebbe essere questa, ok? Possiamo lavorare con schede Arduino con collegati dei relè, ok, una cosa che si fa su relè già pronti, oppure esistono anche delle schede che sono molto economiche, per esempio questa, ok, in realtà la scheda economica è questa, che vi faccio vedere, ok, questa è una scheda che praticamente è come un Arduino ma è molto più potente di un Arduino e ha già tutta la connettività wifi a bordo, ok, quindi questo vuol dire che già è un oggetto che vi permette di avere la priorità wireless e questa cosa costa tipo 5 €, ok, questa per esempio l'azienda che si chiama Olimex, nella fattispecie, ha creato una specie di base per questo modulo, ok? Al costo esorbitante di tutto compreso 10 €, ok? E questa, oltre ad avere questo modulo wifi, ha anche un relè a bordo. In realtà questa cosa qui già potrebbe essere pronta all'uso, d'accordo? Solo che in questa sede, visto che comunque, ovviamente questo non è un case, lavoriamo con la 220, perché questa qua va a 220 volt, sta lampada, non avrei, se mi sono un po' rischioso magari attaccare la 220 qua, era una scheda libera, perché magari la prendo in mano e ci rimane attaccato, e quindi ho optato per altro hardware che comunque è a portata di tutti e è ancora più semplice da utilizzare. Parlo di questo hardware che è il Sonoff. Sonoff è fatto da ITEAD Studio, che è un'azienda cinese, americana, non so, e ha realizzato questi modulini che si chiamano Sonoff, che sono molto molto fighi perché sono certificati. Hanno già un case in ABS unifugo, o perlomeno tardate, e lo fanno in varie forme utilità. Per esempio questo qui è un modulo che si chiama TH10, questo qui in realtà funziona come un termostato, abbiamo un connettore che possiamo attaccare diversi tipi di sensori di temperatura e di umidità e praticamente questo sensore legge questi valori e a bordo c'è un relè e si controlla attraverso una app sullo smartphone, quindi vuol dire che dallo smartphone possiamo dire bene, se misuri una temperatura inferiore ai 20 gradi accendi il relè e quindi accendi la pompa che è attaccata qui, ok? Oppure possiamo creare una rete di questi e dire, creare delle regole, quindi se il valore di umidità legge dal sensore che è in bagno misura così, allora accendi il termo in cucina, per dire, no? Possiamo anche lavorare su delle regole. All'interno di questo c'è esattamente lo stesso modulo di prima, è esattamente lo stesso, solo che è embeddato in un sistema un po' più complesso. E questo ci permette, appunto attraverso l'app smartphone, di accedere e spegnere oltre che di creare dei programmi. Ci sono poi delle altre versioni più piccole, che, per esempio ce n'è una molto molto piccola che serve appunto per gestire degli interruttori che invece sospetto banalmente, no? E il costo di una cosa del genere è solo dei 10 euro, quella per esempio che accende spegne e basta costa una cosa come 5 euro, questo costa tipo 7-8 euro, la sonda a temperatura costa un altro pochino, però insomma è molto economico e accessibile. E oltretutto la cosa interessante di questo sistema è che si autoalimenta dalla corrente, dalla rete elettrica, quindi quando noi entriamo qui con una 220, all'interno c'è un trasformatore praticamente che alimenta tutta l'elettronica di controllo che lavora 5 volte come l'Arduino e però il relè qui do 320, quindi qua attacchiamo il carico di conseguenza, ok? Quindi potremo banalmente prendere questo cavo di prima, tranciarlo, metterci in mezzo questo e configurarlo. La configurazione è molto semplice, se volete poi la vediamo al tavolo, si fa con uno smartphone. Quando c'è un'applicazione che si chiama, ve la faccio vedere, abbiamo fatto per vedere qui un po' di cose, velocemente per il tempo inizia a essere un po' tiranno, Sonoff, vedete, qui si vedono i vari dispositivi, questo è l'interruttore, il costo di 6,30 €, okay? Questo è il TH10, per monitorare temperatura e umidità 15 euro, insomma i prezzi sono veramente accessibili, ok? E si possono controllare anche localmente, c'è un piccolo bottoncino sopra che permette di accendere o spegnere se sei fisicamente lì. La configurazione è veramente easy, se accende questo, lo smartphone ha la sua applicazione che si chiama eWeLink, immagini, era qua, era sotto. Ok, questa è tipo un'immagine dell'app, ok? Per questa app è possibile appunto accendere o spegnere i vari dispositivi. E per raggiungere il dispositivo, la lab del cellulare si raggiunge il dispositivo, dice prendi per 5 secondi questo bottoncino, quando premi 5 secondi entra in modalità programmazione e configurazione, lo associa alla rete e dopo 3 minuti l'hai configurato. Ci abbiamo messo un po' di più prima ma insomma ce l'abbiamo fatta. E quindi praticamente nel giro di inizialmente un'ora è possibile partire da un'idea, realizzare e trasformarlo in un'idea. Dopodiché il funzionamento, vedete, l'ho già fatto vedere prima, è molto semplice, qui ho la app eWeLink, ok, installata. E da qui posso interagire, per esempio la lampada, posso accendere, ecco, e se la rete accende la spingo da qui, comunque io sia, questa app non è collegata alla stessa rete adesso, posso accenderla e spegnerla. Allora, la cosa interessante è che in questa fattispecie di questo, no, che devo vedere questi dispositivi, però sono interessanti perché sono abbastanza economici e semplici da usare, è possibile condividere ogni singolo device, quindi per esempio se voglio questa lampada posso accendere anche qualcun altro, posso condividere il dispositivo con un'altra persona che ha un account fatto su questa applicazione che è gratuita e quindi do controllo allo stesso oggetto a più persone, ok? E il fatto appunto che posso creare delle regole tra le latte. Inoltre, ultimo ma non per questo non importante, ok? Il Sonoff ha anche dei firmware alternativi, cioè cosa vuol dire? Che adesso, così come stiamo usando adesso, il Sonoff è un oggetto che ha una sua applicazione e passa attraverso un server di ISACI. Okay, quindi qua se vogliamo c'è anche un po' di dubbi sulla sicurezza, anche se insomma è abbastanza sicuro, però insomma il server non è il nostro. Però se noi volessimo dire, va bene, ma mi piace questo dispositivo perché da tutto a bordo c'è l'alimentazione, al relè, quindi è già esattamente quello che voglio, però non mi dà che faccia il giro del mondo per accendere la mia luce, ecco, possiamo, visto che è proprio esattamente lo stesso hardware che c'è qui dentro, ok, riprogrammarlo con Arduino IDE, quindi il software usiamo il programma delle schede Arduino, e quindi farlo collegare per esempio ad applicazioni come OpenHAB o Home Assistant, che sono applicazioni di domotica open source, oppure ancora semplicemente installarci una cosa per cui lo controllo collegandomi alla sua rete. Quindi è possibile anche trasformare lo stesso dispositivo in qualcosa che funziona in modo molto molto più controllato e più sicuro, se vogliamo. La cosa interessante quindi di questo piccolo laboratorio che ho voluto farvi vedere così è che di fatto in un laboratorio in una lab non è esatto igienico, impariamo, scopriamo, tutti possono scoprire un sacco di tool per fare velocemente delle cose che sembrano anche complesse, come per esempio realizzare una cosa con cartoni castrati, modellare in 3D qualcosa e trasformare l'idea quindi facilmente e velocemente in un progetto, e poi certo si può ottimizzare, poi tanto uno può fare una cosa per sé, quindi un progetto personale, la cosiddetta personal application, e diciamo si ottimizza in situazione FabLab, ma di fatto abbiamo in questo modo creato una lampada IoT collegata a internet, così che per quanto possa nel mercato, non so, non penso costi per così poco, ma alla fine è stata creata con un costo, penso, ai 20 euro per questo dispositivo, costa 6 euro, tagliare la lampada dal cartone mi ha costato 10 euro, farla grande, la lampadina in sé costa 2 euro e abbiamo già fatto tutto. Quindi praticamente con un costo veramente basso, è una filiera completamente a chilometro zero che abbiamo fatto da noi, abbiamo realizzato un oggetto interessante che può essere anche un'idea regale, se vogliamo, anche un oggetto per arredare casa. Ora, vabbè, diciamo che ho finito, però sono aperto a domande, altrimenti parlo anche un altro po' di qualcos'altro, anche non abbiamo delle domande, non so, avete delle domande? Il programma con cui ha modificato il PDF è Inkscape. Allora, abbiamo visto solamente software che fosse o open source o gratuito. Inkscape è, oltre ad essere gratuito, è open source, è uno strumento per fare praticamente grafica 2D vettoriale, okay? Propriamente si può paragonare ad OpenHAB, cioè OpenHAB ha una storia che comunque ha un sacco di più interessanti, però Inkscape per uno che fa grafica vettoriale di base, come magari posso essere io, o anche fa questo, mi va strabene, molto potente, ed è il software che noi per esempio in FabLab usiamo sia preparare i file per la taglio laser e preparare i file per la plotta del vinile, cioè quello che taglia praticamente il vinile per fare vetrofanie o decorazioni varie. Bene signori, se non avete domande vi invito comunque a passare al nostro stand perché c'è la lampada finita, potete provare a costruire quest'altra che comunque ha tutto quello che serve per costruire da zero, ok? Potete vedere anche l'altro progetto che abbiamo fatto che si controlla con Telegram, di domotica diciamo particolare che si controlla con Telegram, e potete anche trovare un po' di flyer sia sul progetto Labs for SMEs che vi dicevo prima, quello per aziende e FabLab e laboratori, nonché anche i flyer nostri in FabLab con un po' l'elenco dei macchinari che abbiamo e dei servizi che offriamo. Quindi se non avete domande, se è a posto, vi saluto. Grazie a voi per l'ascolto.